Riprendiamo, gentili amici telespettatori, la nostra telecronaca dallo stadio Veterani dello Sport di Bova Marina. È sempre Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta e vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sul secondo tempo dell'incontro di calcio Bovese-Borgo Grecani Melitese, valevole per il campionato di prima categoria Girone D. Calabria. Sono in compagnia del collaboratore Ivano Verducci che vi leggerà tra qualche istante le formazioni che sono in campo agli ordini del signor Pasquale Gatto di Lamezia, che fino a questo momento ha diretto alla grande. È quasi tutto pronto, va l'arbitro, dopo aver controllato le reti, a controllare anche la linea laterale sinistra e destra. Non ha assistenti, guardalinee o collaboratori, quindi deve fare tutto da solo. Ci sono nuovi carichi di responsabilità. Consulta il cronometro, tutto è quasi pronto per l'inizio del secondo tempo, sempre partendo da 0 a 1. Il gol, la paternità l'abbiamo assegnata a Marino, ma pare che l'autore sia Nucera. Sì, la marcatura all'undicesimo è proprio di Nucera. Mi dicevi di, diciamo, di voler rindicare il calcio di punizione per la Bovese, di indicare quindi le formazioni, ed eccole. Bovese ha giocato con Larizza, Romeo Malara, Damè, Cuppari Tuscano, Petronio Norberto, Paviglianiti, l'altro Petronio, poi Marengo Orlando. In panchina Criseo, Mohamed, Profazio, Marino, Guglielmini, Nucera, Scordo, Borzi e Foti. Questa è la Bovese, e poi Favasuli in panchina e Presidente Neri. Per quanto riguarda il Borgo Grecanico Melitese, Leonardi, Scaramuzzino Mangiola, Martino Antonio, Sgro Nucera, Obinna, Iamonte, Marino, Malli Maci e Tripodi Annunziato. In panchina il secondo portiere Falcone, poi Gurnari, Giuseppe e Vincenzo, Martino, Annunziato, Perla, Zaccone, Tripodi, Foti e Principato. Azione ora d'attacco del Borgo, calcio d'angolo, mi appresto velocemente a indicare anche lo staff dirigenziale di Pellicone, Minniti, Suraci, Gurnari, il presidente e via tutto il resto di una buona dirigenza quest'anno finalmente della zona di merito con questa squadra, il Borgo Grecanico Melitese. Quando siamo ad 1 minuto e 30, il Borgo è in attacco, a te Domenico. Attacca la formazione ospite, ha già recuperato palla il centrocampo locale, si muove Norberto Petronio, uno dei due, l'altro è Antonino, arriva l'arbitro, si accende una mischia furibonda, corrono un po' tutti in un fazzoletto di terra, ce ne saranno un 10-12 se non di più giocatori. Mischia furibonda paragonabile al terzo grado della scala Richter, quinto sesto della scala Mercalli. Riesce a ristabilire l'ordine. L'arbitro indica il punto dal quale deve essere battuto questo calcio di punizione. È affidato a Cuppari con il suo piattone sinistro sul settore di sinistra. Scusate la cacofonia. Insiste ancora la Bovese. Damè, palla oltre di fondo, nulla di fatto, ma la Bovese ha fatto subito capire quali siano le sue reali intenzioni, quelle di pervenire il più presto possibile al sospirato e abbiamo detto, e qui ci ribadiamo, strameritato pareggio. Sì, sono entrati in campo, quindi con la grinta giusta, anche in quel caso hai visto con quella mischia che si è accesa, sintomo proprio di giusto approccio, come dire, nervoso, ecco, a questo secondo tempo che li vede in svantaggio. E ora la prima azione, una bella apertura verso Dramé, che è riuscito in velocità comunque ad impattare la palla, nonostante fosse un po' come dire, contrastato da Mangiola, è riuscito lo stesso ad impattare il pallone, ma non un tiro velleitario, ecco, se così si può chiamare, di Dramé, che non ha dato nulla quando eravamo al secondo minuto. Ora siamo già quasi, abbiamo superato il terzo minuto, stiamo
3 minuti e 40 secondi e la palla arriva direttamente tra le braccia di Larizza. Borgo Grecanico in vantaggio 1-0, anche se io non sono d'accordo con il maestro Domenico Salvatore, perché secondo me il Borgo comunque ha giocato bene nel primo tempo. Ci sono stati 10 minuti in cui ha sofferto tantissimo la Bovese, che poteva pervenire in vantaggio, ma possiamo ben dire che i primi 15 minuti e gli ultimi 10 minuti sono stati appannaggio sicuramente del Borgo, che meritava anche la seconda marcatura. Naturalmente poteva anche pervenire al pari la Bovese tra il 20° minuto e il 35° minuto. Nulla da obiettare, ognuno vede la partita con i suoi occhi e la giudica con il suo cervello. Sì, sperando che non venga tacciato di essere di parte, però comunque io l'ho vista così. L'impegno del Borgo è elevato, un'ottima impostazione tattica da parte di Cormaggio. Ho visto anche delle belle azioni, dei bei passaggi, sono quelli che ormai tendono a fare quasi tutte le squadre anche a livello professionistico, cioè quello di non perdere mai palla e con una fitta serie di passaggi arrivare poi alla conclusione. Intanto possiamo rivedere ora in impostare un'azione d'attacco la Bovese. I rossi con il numero 8 Paviglianiti, che cerca la percussione centrale ma viene fermato. Riparte il Borgo Grecanico, Binna viene fermato, c'è sempre lui, Dramé. Guarda come gigioneggia, ecco, a centrocampo, offrendo anche un ottimo pallone a Marengo, che lo tiene in campo. C'è Tripodi verso che va a farsi vedere per contrastarlo. Attenzione a Paviglianiti, limite dell'aria, prova il sinistro, lo carica, ma c'è Martino che lo contrasta, limite dell'aria, c'è ancora la Bovese, semina un paio di avversari, entra in aria, lascia la palla a Marengo, tiro e nulla da fare. La Bovese però si sta facendo sotto. Un tiro a giro che è un po' una delle caratteristiche del repertorio di Marengo, ma la Dea Bendata gli ha detto di no. Nota anche come richiama i suoi l'espertissimo Leonardi, li richiama all'ordine, se così si può dire, perché vuol dire che intravede delle piccole lacune nelle impostazioni difensiva. Riparte la Bovese. Al centro del campo non c'è nessuno, c'è Tripodi che si impossessa del pallone dopo una scivolata del suo diretto avversario in maglia rossa. Tripodi ha davanti a sé tre avversari, con l'altro bravissimo calciatore Dramé lo mette a terra. E ha fiato da morire questo giovanissimo numero 4 di origine sicuramente africana. Diciamo che l'ABS ha funzionato così, e non si è aperto l'airbag, per cui è rovinato addosso. Sì, Dramé è riuscito, attenzione in aria, ora batte e ribatti e forse tocca con la mano, qua ci sarebbe qualcosa da dire, l'arbitro fischia, vediamo cosa fischia, non ha fischiato il calcio di rigore, ma forse è stato toccato in faccia addirittura qualcuno e la palla era sopra il corpo di, non riesco a capire se è Scaramuzzino per terra, la palla era sul corpo di Scaramuzzino, ballonzolava tra il suo petto e forse anche la mano, non possiamo vedere da qui. L'arbitro non ha fischiato comunque il calcio di rigore, ma poi magari per levargli quella palla dal corpo qualcuno lo ha colpito in testa, in effetti si tiene il capo ed è riverso sul terreno, non mi pare che sia qualcosa di grave, anzi addirittura ora gli alzano anche le gambe. Domenico, tu come la vedi? Beh, è un fallo di gioco, il giocatore sta per rialzarsi, anzi si rialza proprio in questo momento. La Bovese sta spingendo con tutti gli organici, sta proprio schiacciando l'acceleratore a tavoletta nel tentativo di pervenire al pareggio, che sarebbe giusto e sacrosanto. Il risultato però rimane ancora inchiodato sullo 0-1. Quando siamo all'ottavo minuto e 20 secondi, calcio di punizione per il Borgo e tanto per il Borgo Melitese. Tutta la panchina del Borgo si muove, nel senso che gli atleti vanno a riscaldarsi, sono pronti dei cambi, vedremo cosa
farà uscire dal cilindro mister Antonio Cormaci. Nervoso oggi, sente molto questo incontro. Abbiamo parlato di derby della storia, perché è il derby delle zone del Basso Ionio tra le più importanti della provincia di Reggio Calabria, una storia di anni e anni, di centinaia di anni, la Bovesia tutta, per non parlare poi anche per quanto riguarda la forania delle parrocchie e via discorrendo, è davvero una storia importante come quella di oggi, quella sportiva, cioè quella di due squadre che si giocheranno fino alla fine con il coltello fra i denti la vittoria di questo campionato per il passaggio alla categoria superiore, cioè alla promozione, che sarebbe davvero un traguardo a cui le due cittadine è da tanto tempo che mancano. Attenzione a Marino, ora sulla destra, ha tre avversari, non riesce a superarli, ma viene addirittura triplicata la marcatura nei confronti di Bomber Ciccio Marino. Ricordiamo, la rete l'avevamo assegnata a Marino, ma invece Marino aveva battuto il calcio d'angolo, era stato Nucera, dopo il tiro di Obinna, poi a ribadire in rete all'undicesimo, 0-1 per il Borgo. Attacca ora la formazione di mister Cormaci, recupera la Bovese, a te Domenico. Ci segnalano i nostri follower che l'audio non sia proprio al top, evidentemente c'è qualche problema di connessione, comunque chiediamo scusa ai nostri telespettatori e anche ai tifosi delle opposte squadre. Fase di impostazione della Bovese, fermata proprio in percussione centrale, era con il numero 8 Paviglianiti, è stato fermato da Nucera che ora è in posta, dialoga con Sgroda, questi a Marino da Iamonte guarda il piazzamento e sbaglia poi il passaggio, è sempre lui, Dramé, davvero un furetto questo calciatore, in ogni dove c'è lui tranne che in avanti, però è sempre a centrocampo, partono sempre da questo ragazzo le trame di gioco della squadra oggi in maglia rossa, la mitica Bovese che ricordiamo per il suo passato, e come naturalmente non possiamo dimenticare il passato anche della Melitese. Tra le due società ci sono rapporti di buon vicinato. Negli anni giocatori di Bova hanno giocato a Melito e giocatori di Melito hanno giocato a Bova Marina, anche allenatori come Tripodi che portò la Bovese addirittura in promozione. Domenico Tripodi, detto Mimmo. Sì, è un dirigente oggi del Borgo Grecanico Melitese. Lo ricordiamo per i pochissimi che ancora oggi non sono a conoscenza di questa, secondo me, ottima idea di fondere la squadra del Borgo Grecanico con la Melitese, una squadra d'alta classifica, una squadra che possa fare un campionato importante, una squadra che possa deliziare il pubblico dell'area, non solo Melitese, quindi anche dei paesi vicini. Una bellissima ora imbucata verso Obinna che non arriva il pallone, dicevamo l'ottima idea di fondere Borgo Grecanico e Melitese e quindi di fare una bella squadra che ci farà divertire. Siamo per ora ripagati in quanto la posizione di classifica del Borgo è importante. Calcio d'angolo per il Borgo Grecanico, la sgroppata di Antonio Martino porta al calcio d'angolo, però diciamolo, la Bovese ne ha battuti il doppio. Non è ancora iniziata la girandola delle sostituzioni, sono tutti fermi ai box. Sì, siamo al dodicesimo, penso che tra qualche minuto, non penso che passerà il ventesimo minuto, comincerà la girandola, come si usa dire, delle sostituzioni. Nel Borgo sono tutti in piedi, tutti pronti a scaldarsi, un po' di meno dalla parte della Bovese, mister Favasuli, anche lui è abbastanza nervoso, ecco, se così si può dire, comunque sente l'incontro, Obinna salta altissimo ma si commette fallo perché si aiuta, ecco, appoggiandosi alle spalle di Capitan Cuppari.
della Bovese. Si riprende con la rimessa dal fondo e la squadra di mister Favasuli che cerca di impostare un'ennesima trama di gioco sulla sinistra. Sulla sinistra vediamo che fa comunque molto movimento anche al centro Petronio, ora un pallone verso Marengo che ha davanti Tripodi in rovesciata senza guardare, la palla comunque rimane lì, limite del campo, bravissimo Iamonte a recuperare questo pallone, attenzione al contropiede di, sono a 3 contro 2 comunque, 3 della Bovese, Marino aspetta, sta per entrare anche sulla sinistra Iamonte, ora si accentra, Marino non lo serve. Non riesce il triangolo e ha la meglio la difesa della Bovese. 14 minuti e 20 secondi nella ripresa allo stadio Veterani dello Sport di Bova Marina. È sempre 1-0 per gli ospiti del Borgo Grecanico Melitese. La rete è stata segnata da Nucera, anche se in un primo momento avevamo assegnato la paternità a Marino, a Ciccio Marino, ma ad onor del vero il gol è di Nucera. Quasi 15 minuti, sempre 1-0 per gli ospiti, in possesso di palla Iamonte, il suo piattone non si chiude il triangolo, hanno buon gioco i vari Malara, Romeo, D'Armè, Cuppari. Può partire il contropiede dei padroni di casa, fischio arbitrale, calcio piazzato fuori della formazione di casa, si lamentano con l'arbitro, ma fino a questo momento ci sembra che il direttore di gara abbia diretto in maniera equilibrata ed intelligente. Entrata bruttissima di Petronio che non ferma la gamba nemmeno in questo caso, entra su Leonardi e ora si possono accendere gli animi. Stavo per dire che l'arbitro è comunque stato aiutato dai 22 in campo, ma questa entrata in questo modo del giovane Norberto Petronio non è una situazione felice, perché cioè non era impossibile arrivare questo pallone, era di gran lunga in anticipo Leonardi, lui non ha tirato indietro il piede, l'arbitro è stato costretto ad ammonirlo. E venendo dietro alla tua domanda, diciamo rispondendo ecco alla tua domanda, l'arbitro Gatto fino a questo momento è stato veramente bravo, diciamo, possiamo anche sbilanciarci a dire che ha diretto bene, ma perché è stato aiutato dai 22 in campo. Speriamo che la partita non si innervosisca, siamo al 17° minuto quasi, mancano solo 20 secondi al 17° minuto di questo secondo tempo, il Borgo vince e la Bovese sta macinando gioco per venire al pari. Molto dipende dal pit stop che tra qualche istante a bordo pista i giocatori in attesa di entrare in campo stanno facendo un po' di stretching e tra qualche minuto probabilmente avverranno le prime sostituzioni. Sì, è passato l'ora di gioco, quindi comincia a sentirsi la stanchezza, bisogna vedere, pronto Principato, è pronto ad entrare Principato, vediamo qual è la mossa di Cormaci, sostituisce Scaramozzino e fa entrare Principato, vuole sfruttare la sua velocità e quindi anche la freschezza atletica di questo giovane calciatore. Scaramozzino, possiamo dirlo, si è mangiato tra virgolette il raddoppio nel primo tempo. Comunque ha disputato una buona gara fino a questo momento e rientra nei ranghi secondo le esigenze del trainer ospite Antonio Cormaci. E qui è un altro intervento falloso, io ero un po' distratto e non ho visto l'arbitro, deve chiamare i soccorsi, in aria sono rimasti a terra un difensore e un giocatore del Borgo Melitese, entrano dalla panchina, uno scontro di gioco
rimangono a terra sia il calciatore in maglia rossa che il giocatore del Borgo. C'è qualche parola in più, addirittura qualche polemica anche verbale tra i giocatori delle due squadre. Vediamo, qualcuno si avvicina anche all'arbitro, sembra che i due atleti rimangono a terra. Al calciatore del Borgo Melitese vengono anche alzate le gambe. Domenico, cosa riesci a intravedere tu? Beh, l'esperienza mi dice che non ci sia nulla di grave e speriamo che tra qualche minuto i giocatori, seppure con la contusione, perché non è niente di grave, questa è la nostra opinione, anche se il massaggiatore degli ospiti, Pasquale Suraci, inteso Nuccio, si attarda intorno alla caviglia e al ginocchio del giocatore rimasto infortunato nel corso della precedente azione. Accenna ora a rialzarsi anche il giocatore melitese e, come avevo previsto, nulla di grave e meno male. Si riprende. È Ciccio Marino che si tiene il capo, il mitico Suraci, un dirigente encomiabile, riesce comunque ad intervenire con il ghiaccio per Ciccio Marino, che sono tutte e due, si sono colpiti in testa. Addirittura Suraci aiuta anche il calciatore della squadra avversaria, e come non dovrebbe, bravissimo. Ritorniamo al calcio giocato. Ecco la Bovesi, a te Domenico. Ha fatto cenno l'arbitro ai due giocatori che possono rientrare sul terreno di gioco. 20 minuti e 40, sempre 0-1, e tale rimane. È chiaro che col passare dei minuti la lucidità non è quella del primo tempo. Provava ad inserirsi Romeo in una buona azione d'attacco che poteva essere considerata tale se il passaggio, che mi pare fosse di Marengo, non fosse sbagliato. In effetti era pronto lì ad intervenire Romeo, la palla è stata troppo lunga, niente da fare. Ricomincia ora comunque dopo il lancio di Leonardi, si impossessa a centrocampo del pallone, entrato con il numero 16 nella Bovese Guglielmini. È lui che dirige l'orchestra ora, offrendo dietro a Cuppari. Da questi la palla al centro del campo verso Orlando. Orlando, fallo di Alberto Sgro proprio nei pressi della panchina di Cormaci. Calcio di punizione. Vanno a farsi vedere in avanti i tre giocatori della Bovese. Stava per cadere, per recupero in qualche modo Malara. La palla la dà al solito Dramea al centro del campo. Sulla destra ora Marengo entra in aria, ha davanti Mallimaci e Cuzzola, prova ma viene murato con le spalle da Mallimaci, e qui è un fallaccio ammonito. In effetti un'entrata davvero dura nei confronti di Tripodi Annunziato. L'arbitro ammonisce il numero 3 della Bovese, Malara. Due ammonizioni quindi a questo punto per la Bovese. Non ha nulla da rimproverarsi la Bovese, le sta tentando tutte. Avanza con la linea difensiva, quella di centrocampo e con gli attaccanti. Ha avuto diverse palle gol nel primo tempo, qualcheduna nella ripresa, ma il risultato non cambia. Leonardi prova con un lungo lancio verso Marino, ha davanti Romeo. Marino tiene palla, si fa vedere Tripodi, il sinistro magico di Tripodi, ha due addirittura davanti, vediamo se riesce a superarli con un tocco verso nessuno. Palla fuori sul fondo, va a recuperarla la Rizza e rimette subito in gioco. Il tempo passa, siamo al 23esimo, Borgo 1, Bovese 0. Siamo a Bova Marina, ai veterani dello sport. Il campo sportivo di Bova Marina in questo derby importante, derby di alta classifica, prima categoria, girone D. Ricordiamo che ieri il San Michele ha vinto e quindi ora è prima in classifica con 11 punti, ma una eventuale vittoria del Borgo lo porterebbe, attenzione, Obimna entra in aria, è velocissimo, c'è Mari Nucera, ancora la rete di Nucera. Borgol
Nucera doppietta, siamo al 23esimo, ha fatto tutto Obinna. A te Domenico, 23esimo, 2-0 per il Borgo, si chiude l'incontro, forse si infiamma. Non è per caso che abbia messo il suo sigillo sul secondo gol, è accorso anche l'uomo ragno con una vistosa casacca verde pistacchio, Isidoro Leonardi, una vecchia conoscenza dei campi di gioco. Dicevo, non è per caso che abbia messo il suo sigillo anche sul secondo gol Bruno Nucera, che l'anno scorso ha disputato un grosso campionato, si è messo anche in luce con un bottino nella speciale classifica dei cannonieri, tutto sommato considerevole. Affonda i colpi ora, attenzione, Marino perde l'attimo fuggente, intuisce, ovvero intuisce tutto con una intelligenza tattica notevole. Romeo, vanno a reclamare con l'arbitro. Ha sbagliato arbitro! Vediamo quali saranno le decisioni del direttore di gara. È sotto di due gol. I gol, ricordiamolo, 11° del primo tempo e 23° del secondo Nucera, dunque al 25° della ripresa il risultato sembrerebbe il condizionale d'obbligo. Chi mastica pallone lo sa, anche con tre reti di vantaggio non si è mai sicuri di poter vincere la partita. Infatti, per esempio, ieri la Lazio perdeva 3-0 con l'Atalanta e poi ha rimontato e ha avuto addirittura la palla del 4-3. Sì, il calcio di oggi non è più come quello di un tempo in cui si poteva addormentare d'incontro, anche perché ci sono delle regole che favoriscono comunque lo spettacolo e quindi il bel gioco, il buon gioco. La Bovese non si dà per vinta fino all'ultimo, si può sempre recuperare incontro. Rovesciata ora ottima del numero 11 della Bovese, Orlando, la palla che sibila alla destra di Leonardi, che comunque, ripeto, riesce ad avere la prontezza di controllare con gli occhi. Tu dici sibila, ma io direi che ha fatto la barba al palo, shampoo, sapone, frizione e capelli, servizio completo. Bovese vicinissima ancora una volta al gol. Non poteva mancare naturalmente questa imprinting alla attenzione a Obinna, pallonetto e solo, e triplica Obinna, Borgol 0-3 al 27esimo, e il pubblico di Melito che segue la squadra assiepato qui fuori dietro le transenne, se così possiamo dire, esulta, e mi pare che l'incontro ora è messo in ghiaccio. Speriamo che non si innervosisca, ma vittoria per ora meritata, bravissimo Obinna che suggella il suo 8,5-9 voto in pagella. Comunque non è per caso che il gol e il successo arrivano al fuori classe, se potessimo definirlo così, Obinna, un gol stilisticamente molto bello, una perla, chapeau, clap clap, red carpet. Obinna, sappiamo la storia di questo ragazzo, come sempre ci tiene Cormaci a confermare la storia di questo ragazzo che ha preso casa sportiva a Melito, sta migliorando ogni anno sempre di più.
ricercatissimo anche per altre categorie, come mi diceva il mister Cormace e tutta la dirigenza. E quest'anno, Domenico, si sta prendendo per mano questa squadra. Non è un veterano, poteva, e anzi sicuramente è aiutato dai veterani di questa squadra, da Marino, da Leonardi, da Nucera, perché no? Ottimo l'inizio di Obinna, e se continua così ne vedremo delle belle. Ognuno la partita la vede con i propri occhi, e io la vedo con i miei, e dico che il risultato è bugiardo fino a questo momento, almeno nel punteggio, perché la Bovese ha avuto numerose palle gol che però la Dea Bendata non gli ha dato una mano. Sì, nel primo tempo sicuramente la Bovese meritava di più, ora il 3-0 è troppo, su questo sono d'accordo con te. 3-0 non è la differenza tra Bovese e Borgo Melitese, anzi semmai era una differenza minima quella tra le due squadre, ma il Borgo è diventata una squadra che è cinica, ecco, se così possiamo definirla. Guarda a Tripodi, una serpentina, entra solo Obinna a sinistra, troppo spostato a destra, scusa, c'è Principato, ora mette dentro Dramé, in ogni posto c'è questo ragazzo, mi ricorda tanto quella canzone che fece un cantautore italiano per Oriali, no? Che aveva 1000 polmoni, questo ragazzo ne ha anche 1001, è sempre lui sulla palla, è un altro ragazzo di cui sentiremmo parlare, Dramé. Una vita da mediano, comunque è stato un faro di Alessandria per tutto il primo tempo e parte del secondo. Sì, continua ancora, perché ormai siamo al 30° ora minuto, e quindi... E in aria si toccano in qualche modo Mangiola con l'avanti Norberto Petronio, l'arbitro fischia il calcio di punizione per il Borgo Melitese, nulla da fare, 3-0, risultato in cassaforte nel ghiaccio. Vediamo se Cormaci ora adotterà qualche tattica per poter, inserirà sicuramente qualche uomo per smorzare un po' i toni e per far respirare la difesa. Sono ben 3 le sostituzioni della Bovese, anche 4. Cercano in tutti i modi di fermare Obinna, anche con qualche calcetto in più. L'arbitro fa ribattere questo calcio di punizione. Ogni tanto si nota che Obinna viene in qualche modo ostacolato, oppure anche spostato con il fianco o con qualche piccolo movimento di braccia. Ecco, lo temono. Calcio di punizione per il Borgo Melitese, lo commenti tu, Domenico? Sulla linea di battuta Marino, la distanza è sempre molto discutibile, e infatti il tiro non poteva che finire su quella barriera posta a 7 metri e non di più. Nulla da fare, non ne viene meno anche lo spettacolo. Si riparte comunque, il Borgo Grecanico Melitese riconquista la palla, dialogano Iamonte con Tripodi, cerca in profondità Marino, non arriva il pallone. Oggi con questi lanci in questo modo non sono stati fruttuosi per gli uomini in maglia bianca, è stato insuperabile invece Obinna quando è riuscito anche con quel lancio poi a scavalcare il portiere. Attenzione ora alla Bovese, entra in aria con il nuovo entrato, il numero 14, che è Profazio. Profazio si districa con Principato e poi calcio d'angolo. Principato riesce a mettere la palla in calcio d'angolo. Il nuovo entrato Principato, secondo me, Domenico, ha comunque da un certo punto di vista cambiato le sorti di questo incontro a favore del Borgo, perché ha dato quella spinta in più o forse è riuscito a rasserenare un po' la difesa, a dare fiato, secondo me, agli uomini in difesa, e non li ha appesantiti molto. È saltato 3 metri oltre il cielo per prendere questo pallone. E i gesti atletici di Leonardi sono di gran lunga superiori alla media dei portieri in questi campionati. Ha un fisico veramente importante, il suo è alto. Sono come dire delle normali, i suoi sono dei normali interventi di gioco questi. Attenzione, è da solo Paviglianiti,
Sbaglia tu per tu con Leonardi, Paviglianiti e poteva riaprire l'incontro a tu per tu con Leonardi, cerca il palo alla destra di Leonardi e non lo trova. Questa è l'ottava palla gol capitata sui piedi degli avanti della Bovese, purtroppo è sotto di 3-0. Non meritano un punteggio del genere, la Bovese almeno doveva almeno segnare due gol vista l'andamento dell'incontro, ma non possiamo sbilanciarci nel dire che meriterebbe il pari, ma almeno un solo gol di distacco, questo sì. Comunque, torniamo a commentare l'incontro, 3-0 sempre per il Borgo, che diventa a questo punto anche cinica in difesa e magari la fortuna anche l'aiuta, come in questo caso. In questo caso Paviglianiti si è divorato la prima marcatura di questo incontro per i ragazzi in maglia rossa di mister Favasuli. A centrocampo ora il Borgo cerca di perdere tempo quel tanto che basta, con Iamonte che cerca Antonio Martino, non sbaglia nei passaggi, questa è una nota di merito. Vedi Obinna che cerca Iamonte, qua invece ecco la gufata, come si suol dire. Attenzione alla spizzicata per Petronio, l'arbitro fischia il fuorigioco, sarebbe andato a segnare sul filo del fuorigioco come Pippo Inzaghi, ma dobbiamo considerare che l'arbitro non abbia collaboratori, guardaline o assistenti, deve fare tutto da sé e qualche volta può capitare una decisione opinabile. Il risultato arride ai Blancos, ma le Furie Rosse avrebbero meritato sicuramente almeno il gol della bandiera. Sì, anche di più, magari un gol di vantaggio del Borgo sarebbe bastato per quello che si è visto in campo oggi, ma sono addirittura tre e questo dimostra l'importanza e comunque l'impostazione che viene data a questa squadra. Nucera ancora in aria, rovesciata, semi rovesciata e fa davvero esibire in un volo plastico la Rizzi. Nicolò Carocio direbbe si scatafascia in orizzontale. Sì, la Rizza si è, diciamo, con un scatto di reni è riuscito a bloccare questo pallone su questa rovesciata volante, semi rovesciata da parte di Nucera, che si è esibito in un gesto atletico da quelli simili a quelli che ci sono negli album dei calciatori, no? Il logo dei calciatori, che diciamo la marca, ecco, per non fare pubblicità, ma voglio dire, uno di quei gesti molto apprezzati nell'ambiente. Sono tutti dietro la linea del pallone, avanza Tripodi, palla al piede, supera la linea centrale del campo, palla al piede, si beve 3-4 avversari, ma non il quinto, che è Romeo, che recupera in collaborazione con Damè, che avanza a piccoli passi verso la linea centrale del campo. Intanto si accascia al suolo un giocatore ospite, si tratta di Tripodi, afflitto da crampi, ha corso tantissimo, e l'arbitro ancora non interviene. 37 minuti nel secondo tempo. Dobbiamo dare atto e merito a mister Antonio Cormaci, che è uno che ha vinto tanto fino a questo momento, ha allenato la Vecchia Melitese, quindi terza categoria, seconda categoria, prima categoria, promozione ed eccellenza. Poi nel settore giovanile ha vinto a Palmi, ha vinto a Bacalati, ha vinto a Saline, ha vinto a Melito e adesso ha preso la squadra dalla terza, l'ha portata già in prima categoria, quindi è veramente l'allenatore del giorno. Non c'è nulla da aggiungere a quello che hai detto, sono pienamente d'accordo. Potrei un poco parlarti di questo ragazzo che in questo momento è fuori con il massaggiatore Suraci. Hai notato prima, è riuscito, lo cercano perché è lui che tiene palla, è riuscito in effetti a far fuori
Malara in velocità, poi è intervenuto chi? Il solito Dramé, è intervenuto con il giusto equilibrio che bisogna avere, con una spinta quasi, cioè una spallata che si potrebbe definire regolare, è riuscito a levare il pallone dai piedi a Tripodi. Ma ti dico ciò per farti capire l'importanza di questo giovane, di questo Tripodi annunziato, che riesce a tenere palla e in questi momenti serve. Siamo ormai a soli 7 minuti dalla fine dell'incontro, anche di meno, poi l'arbitro bisogna vedere se darà del recupero. Nel momento in cui Tripodi era fuori, poi si sono accesi un po' gli animi. Attenzione a questo lancio illuminante per Nucera, è pronto al terzo gol e lo fa! Terza marcatura per lui, quarta per il Borgo. Borgol 0-4. Ormai stavo anche perdendo il conto, al 38esimo minuto, quasi 39esimo. Lancio illuminante, Nucera. Tripletta. È chiaro che la Bovese si è sbilanciata in avanti alla ricerca del gol che avrebbe strameritato, perché ha costruito numerose palle gol e purtroppo fino a questo momento la Dea bendata gli ha detto di no. Un risultato assolutamente bugiardo nel punteggio, non certamente sul piano del merito della scherma, sul piano tattico, tecnico, agonistico, atletico e spettacolare, perché in questo momento veramente il Borgo Greganico ha strameritato tutti i complimenti che gli osservatori indirizzano verso questa squadra, che comunque a prescindere da questa partita sicuramente sarà una delle protagoniste di questo campionato. E il 4-0 è un risultato bugiardo, lo possiamo affermare, però Domenico, non è questa la differenza tra le due squadre dei 4 gol, ma nel secondo tempo la Bovese non è che abbia poi tirato così tanto in porta, qualche all'inizio, però poi si è forse demoralizzata dopo la seconda marcatura del Borgo. È venuta fuori una squadra cinica, una squadra che a questo punto è inutile nasconderlo, ma è destinata a vincere questo campionato. Lo può vincere soltanto se comunque rimane umile, perché gli uomini ci sono, gli atleti devono rimanere, voglio dire, con la mente concentrata all'obiettivo, non si devono lasciare andare o farsi prendere da nervosismi e cose varie. Ci sarà da divertirsi, la squadra, ripeto, è cinica, quando ha la palla per segnare lo fa. Un 4-0 che forse è un risultato bugiardo, però la vittoria è meritata, anzi meritatissima. Diciamo che se lo giocheranno quelle 4-5 squadre, io ci metterei anche la Bovese, perché una partita andata male certamente non fa testo a lungo andare. Io ci metterei naturalmente anche il Saint-Michel, la Cinque Prondese, la Deliese e perfino il Fiumara San Roberto, se non il solito outsider. Intanto c'è un'altra sostituzione, esce l'eroe del giorno, il protagonista assoluto dell'incontro, almeno relativamente alle segnature, Bruno Nucera. Esce l'artefice di questa vittoria, Nucera, autore delle 3 marcature. All'inizio lo avevamo scambiato per Marino, è stato lui a segnare 3 gol. Guarda l'abbraccio che la standing ovation gli ha offerto Cormaci, gli applausi del pubblico sono durati almeno un minuto, il pubblico numerosissimo che non riusciamo a vedere perché sono alla nostra sinistra, ma c'è tantissima gente di merito, sembra che veramente si siano divisi con gli supporter della Bovese sulla collina e i melitesi alla nostra sinistra. Si può dire che ora hanno potuto gustare le 3 marcature del Borgo nel secondo tempo, quelle del secondo tempo le hanno potute gustare proprio da vicino. Che dire di Nucera, è tornato ad essere quello che risolveva gli incontri l'anno scorso ed era stata la matricola importante.
il Borgo Grecanico, che ricordiamo quest'anno è Borgo Grecanico Melitese, un progetto d'assalto. Applausi scroscianti per lui, come alla Scala di Milano quando va in scena la Traviata, Madame Bovary o il Rigoletto. Non ci credono più, intanto forse nemmeno i giocatori della Bovese, perché sai da che cosa lo noto, secondo me? Da Dramé. E sembra ormai stanco, giustamente ha dato tutto, siamo ormai al 40, mancano pochi secondi per il 44esimo, cominciano anche i crampi per Martino, è pronto ad entrare un altro tripodi del Borgo Melitese, l'arbitro magari dovrà per regolamento recuperare qualche minuto, ma forse sarebbe anche opportuno che al 45esimo si potesse, per non inasprire gli animi, come in questo momento, forse il numero 7 Petronio ha qualcosa da dire a Leonardi. Non lo so perché questo nervosismo, bisogna stare calmi. Non ha nulla da rimproverarsi la Bovese, perché comunque ha disputato la sua partita, ha costruito le sue palle gol, purtroppo ha trovato di fronte un Borgo Grecanico Melitese veramente straordinario in campo esterno. Si sono riscaldati gli animi, non capisco il perché, ma comunque c'è qualche polemica forse nei confronti di Leonardi, non lo so. Dalla panchina della Bovese c'è agitazione, quella del Borgo si cerca, c'è amicizia tra le due squadre come dovrebbe essere, e così sarà fino alla fine. Dai, è una partita di calcio, si sono comportate davvero bene le due squadre fino ad ora, complimenti. Va in onda la battaglia dei centauri di Michelangelo, ma bisogna considerare che in ogni partita si accendono mischie in ogni angolo del campo, e se non siamo al wrestling con John Cena, Big Show, Undertaker, Tiger Man, Battista, Hulk Hogan, Kurt Angle, Randy Orton, Rey Mysterio ed Eddie Guerrero, comunque è qualcosa che assomiglia. 45esimo e 30, Ivano. Sì, la partita è quasi terminata per regolamenti, 45 minuti sono passati, l'arbitro tra sostituzione e cose varie, ci sono gli animi riscaldati, basterebbe soltanto che fischiasse la fine di questo incontro, che ormai non ha più nulla da dire sotto l'aspetto del risultato, 0-4 per il Borgo Grecanico, si continua a giocare, addirittura c'è stata anche un'altra sostituzione, è entrato il numero 18 della Bovese, Obinna colpito al centro del campo, cade, l'arbitro guarda un po' fuori, sta guardando spesso verso le panchine, non vorrei che prendesse decisione di espellere qualcuno. Tante le emozioni in questo match, in questo derby, come quelle cantate dal leggendario Lucio Battisti, tu chiamale se vuoi emozioni, seguir con gli occhi un airone e poi ritrovarsi a volare. A volare qua oggi si è visto soltanto il Borgo Grecanico, il profumo che inebria questa squadra oggi, ricordiamolo, con il logo, anche il bergamotto, il famoso bergamotto di Reggio Calabria, che comunque nella zona specialmente di Melito Portosalvo è uno tra i migliori. Complimenti al Borgo per questa vittoria, inebria di profumo l'aria, e questa vittoria darà sicuramente entusiasmo. Vedo che Cormaci comunque si è ormai rilassato, è stato sostituito Obin, applausi del pubblico, siamo al 47esimo ormai, si attende solo il fischio dell'arbitro. 0-4, partita vinta. Ma per il campionato ce ne vuole, perché è abbastanza lungo e pieno di insidie, certo che il Borgo Grecanico ritorna in testa alla classifica, questa è la novità del giorno. Sì, bisogna vedere cosa hanno fatto anche le altre squadre, perché a 10 punti c'era la 5 Frondese se non sbaglio, ma comunque il Borgo Grecanico ha superato il San Michele, addirittura ora il pallone per il nuovo entrato Perla, nulla da fare, l'arbitro fischia il fuorigioco di Perla, che ha fatto entrare Cormaci per la sgroppata finale, si può dire. Siamo al 48esimo, 3 i minuti di recupero fino ad ora, quanto saranno 5 forse,
No, fallo laterale per il Borgo Grecanico. La Bovese ormai è destinata alla sconfitta oggi, ma non è squadra che si psicologicamente si farà toccare da questo risultato. Sono sicuro anzi che lotterà fino alla fine per riuscire, se non che a vincerlo questo campionato, ma almeno ad entrare nella griglia dei playoff come fece l'anno scorso. Il sergente di ferro Salvatore Favasuli deve avere il tempo materiale per poter amalgamare il tutto con la sua frusta, lo scudiscio e il flagello, aspettando Godot di Samuel Beckett. Si riprende con Leonardi quando siamo al 49esimo, già 4 minuti di recupero. L'arbitro è pronto a mettersi il fischietto in bocca per fischiare la fine. Sì, eccolo qua, 49esimo, vince il Borgo 4-0, vittoria meritata, primo posto in classifica. A te Domenico. Tripletta di Nucera e gol di Obinna. Vi ringraziamo per la cortese attenzione. La linea può tornare allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. Qualche notarella sull'arbitro. Abbiamo già detto che è stato veramente un direttore di gara all'altezza della situazione. Sì, i complimenti vanno anche a questo direttore di gara che è comunque stato aiutato dai 22 in campo. Gli animi non si sono surriscaldati, c'è stata qualche parola verso nei confronti del portiere del Borgo Grecanico Melitese Leonardi, ma tutto finisce bene, anche perché è così, è giusto così. Gli abbracci, le strette di mano alla fine sono edificanti. A te Domenico. Si attardano ancora sul terreno di gioco, c'è qualche scaramuccia qua e là, perché comunque la vittoria, anche se meritata, dobbiamo pur dirlo, perché è una vittoria meritata, il punteggio lo abbiamo detto, ci sembra un po' esagerato, ma non fa una grinza il successo in campo esterno. Mentre si accendono ancora gli animi, ma non c'è motivo, perché ormai la partita è finita, il risultato non può cambiare, è anche abbastanza largo nel punteggio, esagerato lo abbiamo detto, perché la Bovese ha avuto numerose palle gol sia nel primo tempo che nella ripresa per poter accorciare, rientrare in partita e comunque segnare il gol della bandiera. E anche questa è la nostra opinione. La partita è finita, ma i capannelli non diminuiscono, rimangono in campo i giocatori ospiti per andare a esultare sotto la curva probabilmente, e vedremo se tale sarà il rito. Suona la carica mister Cormaci, corrono sotto la curva, perché comunque i contras e gli ultras melitesi sono numerosi come ai vecchi tempi e accorrono dove possono con ogni mezzo, treno, autobus, macchina e perfino a piedi, se fosse il caso. È proprio tutto, linea a Bruno Taverna. E vi ringraziamo anche da parte del nostro attentissimo e validissimo collaboratore Ivano Verducci. Attenzione che un regalo anche per te Domenico, addirittura i calciatori del Borgo arrivano sotto la nostra postazione ad esultare a livello di telecamera. È tutto dai veterani di Bova Marina, io vi saluto, a te Domenico per il saluto definitivo. Ma noi cerchiamo di fare il nostro servizio, e poi è chiaro che non sempre siamo al top. Qualche volta ci scappano anche le papere e ci possono stare anche quelle. Grazie, linea allo studio.